cosa vi ha fatto appassionare al mondo degli slime? È una domanda praticamente mia. Allora, praticamente io guardavo sempre video su Instagram e YouTube e vedevo che si formavano queste paste molleggianti. Anche io ho detto, perché non provarci? Vedevo principalmente video di americane, di stranamente cinesi, thailandesi, coreane, eccetera, mai italiane. Sostanzialmente si può dire che la prima italiana proprio a ideare ricette vere e proprie sia stata io. Quindi mi sono appassionata a questa cosa, ho sperimentato ricette sia viste dalle straniere sia ideate completamente da me. Quindi provandoci, ovviamente anche fallendo più di una volta, poi ho affinato su tutto, anche la tecnica, e mi sono appassionata a questa cosa che, a parte essere una vera e propria passione, è diventata poi il mio lavoro. Poi una delle tante straniere, per fare un nome su tutte, Karina Garcia. Lei è la mia preferita, io sono sua fan. Cioè, lei è la queen, diciamo. Ma loro seguono me, io seguo lei, cioè se la incontrassi veramente, cioè proprio così. La amo, è top. Tasto dolente. Alcuni vi contestano affermando che sia solo un gioco da bambini, ma in realtà ci sono tipi di slime utili anche per chi fa la riabilitazione. Voglia, sì. Allora, in realtà è una stupidaggine quella che si è detta, anche perché mi contattano molte associazioni complimentandosi con me, dicendomi che io sono molto utile, soprattutto ai bambini, per questa cosa della riabilitazione, ma non solo, ma proprio con i video, proprio in generale, proprio bambini che per esempio hanno problemi, eccetera, per gli strappi un sorriso, oppure io ho partecipato con un'associazione con i bambini malati di cancro, che questa cosa è stata molto utile perché ho fatto proprio il laboratorio di slime, un contest di slime, uno slime per un sorriso, quindi io sono fiera del mio lavoro, fiera che questa cosa non sia solo per i bambini ma anche per i grandi, e sfatiamo questo mito, perché non è vero, perché solo qui in Italia c'è questa mentalità, perché all'estero anche i sessantenni fanno gli slime, quindi sfatiamo questo mito. Il tuo rapporto con i fan è molto importante, tanto sì, che non solo ti regalano gli slime che realizzano loro stessi, ma recentemente lei proprio coinvolti nella realizzazione, sì, del tuo video, della canzone, ricordiamo, la prima canzone italiana dedicata allo slime. Sì, infatti diciamo che ho fatto un pochino le corse, abbiamo preparato questa canzone pochi giorni, in due settimane, ma neanche, in pochi giorni, perché ho detto no, io siccome ho fatto lo slime in Italia, voglio essere la prima a fare la canzone di slime. E l'idea è stata sua, un po' tutti ci siamo confrontati e ho detto se è possibile coinvolgere i nostri fan, al che abbiamo fatto una specie di casting, tra virgolette, e i genitori proprio ci hanno mandato email con foto, descrizioni dei bambini, quindi è stata proprio una cosa bella, perché abbiamo visto un coinvolgimento anche da parte dei genitori che erano contenti anche di questo progetto, perché noi abbiamo spiegato su internet, abbiamo spiegato su Instagram, e i genitori proprio ci hanno mandato le foto dei figli, la descrizione, eccetera. Avete filmato liberatore, quant'altro, tutto legale. E quindi abbiamo fatto questa scelta di questi bambini, che erano anche per la località un pochino più vicino, però c'erano persone che sono venute anche da Milano, da Roma, da Napoli, da Salerno, quindi sono venute anche un po' dappertutto. Anche dalla Svizzera ci hanno contattato. Esatto. Okay. Libri, una canzone, un sito di merchandising. Come ci siete riusciti? Con il merchandising? Con tutto, organizzare tutto. Con tanto impegno e dedizione, buttandosi a capofitto. Senza avere paura anche di rischiare, perché poi è un rischio. Perché è un rischio. Uno va avanti, ci siamo messi proprio in gioco in tutto e per tutto. Esatto. Okay. Come vi vedete tra 10 anni? Più anziani. Più anziani. Quarantenne. Diciamo, spero un po' più stabili. Esatto. A livello proprio nostro, nel nostro. Perché veramente questo tipo di lavoro non è facile. Esternamente sembra che noi non facciamo niente, molti lo dicono. Non è facile da gestire. Ma ti sballottano a destra e a sinistra. Esatto. Non hai tempo per te, è molto sacrificato. Io per venire qua ho dovuto organizzare tutta la mia vita, perché si scherza, ma dici 3 giorni fuori che stai in Sicilia, cioè ok, sì, ti vai a divertire, incontri fan, sì, ma io prima di venire qua
a divertirmi, a incontrare loro. Ho dovuto lavorare, poi mi sono dovuta anticipare una settimana di video fino a giovedì, non solo i video, perché poi ho anche il mio shop, quindi anticipo degli slime per lo shop, altri slime che abbiamo portato in altre librerie, quindi insomma è stata tutta un'organizzazione generale. Fortunatamente ho lui e la mia famiglia che mi sostengono, siamo tutti in famiglia, quindi è tutto, fa un nucleo familiare che ci aiutiamo a vicenda. Perfetto. È più facile. Un saluto per i lettori di Le Femme Magazine.it. ciao, grazie mille a tutti, ciao.